Ancora deve arrivare. Quindi stiamo aspettando, io sto aspettando perché questa bici, insomma, l'ho presa anche con quel bonus. Il bonus mobilità, più noto come bonus bici, c'è ma non si vede. È aggiornato all'11 giugno 2020, quindi insomma sono un paio di mesi di ritardo. Previsto nel decreto rilancio, copre il 60% del valore dell'acquisto, anche di monopattini elettrici, fino ad un massimo di 500 euro. Sulla carta una buona idea, con vendite inizialmente aumentate. Ma la realtà è un'altra. Chi non ha avuto ancora il vero beneficio sono gli utenti, perché ancora non sono riusciti non solo a recuperare questa somma, ma non sono riusciti ancora a capire quello che logora l'utenza, è il dubbio. Chi compra non è sicuro di ottenere il rimborso. Ne abbiamo la prova durante la nostra intervista in questo negozio di biciclette a Firenze. Mi sembra che non ci sono più bici, che non si può prendere. Non hanno le informazioni. In realtà ancora non c'è una piattaforma su cui richiedere questo bonus. È incredibile come sia un po' demandato a noi il compito di rassicurare o di chiarire l'argomento con gli utenti. L'incertezza è la stessa per i venditori di monopattini e per i loro clienti. Le vendite sono aumentate. E il problema è stato dover spiegare come funzionava l'incentivo e come in un futuro, quando sarà possibile, prenderlo. Si acquistano, ma non si sa se poi un domani si possa rivendere, perché se questo incentivo non dovesse partire, sono tutti i mezzi che in pratica abbiamo in casa e basta. Non resta che aspettare settembre, facendo i conti con la solita burocrazia. Mi stava un po' fatica a fare la caccia al tesoro.